Buonasera a tutti, amici telespettatori di Udinese TV, benvenuti all'appuntamento con Fuori Tutto. Questa settimana ci occupiamo di sport e parliamo della centesima edizione del Giro d'Italia che toccherà il 26 e 27 maggio Piancavallo e Pordenone. La prima tappa da San Candido a Piancavallo, quella del giorno successivo da Pordenone ad Asiago. Due tappe che sono state individuate nel calendario, nella parte finale della corsa rosa, che quindi magari saranno anche decisive per il ciclista che indosserà la maglia rosa e vorrà portarla fino alla conclusione di Milano e aggiudicarsi così questa prestigiosa edizione che cade appunto nel centenario del Giro d'Italia. Una corsa rosa importante che spesso è stata qui in regione dove ci sono dei percorsi che sicuramente dal punto di vista tecnico sono molto validi. Andiamo però a parlare innanzitutto in questo primo collegamento di quelli che sono gli aspetti organizzativi. Come si sta preparando il Friuli Venezia Giulia? Quali saranno gli eventi collaterali che accompagneranno la 2 giorni di Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia? Davide Zanirato. Avevo programmato questa operazione nel 2016 o 2017 in connubio, in alternativa con Cividale. L'anno scorso abbiamo fatto il Cividalese, quest'anno facciamo il Pordenonese. Sono molto contento, ma sono molto contento anche perché ho trovato un riscontro partecipativo di interesse e di attenzione che mi auguravo, ma è molto forte e sono contento. Gli arrivi e le corse le fanno i corridori. Quel giorno dipenderà molto dalla classifica. Evidentemente aver ottenuto di collocare la tappa in questa giornata, cioè la terz'ultima, il Piancavallo, è stato un grosso risultato ed è direi il riconoscimento di quello che RCS e la Gazzetta hanno nei nostri confronti per la credibilità che credo abbiamo ottenuto anche grazie ad altre parti della regione, Carnia in primis, che ha dato un esempio di organizzazione notevole e qui entrano in campo i volontari che sono fondamentali. Ma la logistica per quella giornata è di consigliare a tutti, se possono, di arrivare su in bicicletta. Piedi un po' troppo lunga. Il Piancavallo ha una differenza sostanziale rispetto allo Zoncolan. Si sale solo in macchina, non ho funivie per salire da Aviano sul Piancavallo, per cui abbiamo deciso che inderogabilmente comunque la strada si chiude alle 14:30 dal bivio della statale che va su sul Piancavallo, a meno che i parcheggi in cima non siano esauriti prima e allora chi prima arriva meglio alloggia. Purtroppo non è che abbiamo altre alternative, neanche la soluzione dei bus navetta era produttiva rispetto al costo perché il tempo di percorrenza, il tempo di rientro è molto lungo. Da qui alle 2 tappe a fine maggio, tantissimi gli eventi collaterali che state preparando, quali sono le ultimissime? Ma la serata del 24 aprile con i gregari di Pantani e con tanti altri ospiti che spero di avere conferma, una serata un po' emotiva, molto emotiva. Forse la prima volta che si fa in Italia e quindi ci sarà un'apposita conferenza stampa che illustrerà anche questo. Poi a me interessa molto il fatto della Memorial Pantani il 28, perché partiamo da Maniago e saliamo sul Piancavallo e per noi è molto molto importante. Poi ci sono tanti di quegli eventi collaterali che mi hanno stupito in modo molto molto positivo. Da questa tappa poi che lavoro spetterà agli amici di Enzo Kainer, ai collaboratori di una vita per programmare il futuro? Futuro, se nulla succede, è delineato, però caro David, io purtroppo gli anni vanno, sono ormai 17 che faccio queste cose e bisognerà cominciare a pensare a qualcuno che prenda in mano questo bastone che è molto molto impegnativo sotto il profilo dell'organizzazione, della burocrazia e vorrei sottolineare della responsabilità. Ci si sta quindi preparando alla grande, saranno giorni intensi di festa sulle strade della nostra regione, le strade che verranno attraversate dalla Carovana Rosa e poi le città, Piancavallo e Pordenone, che accoglieranno Piancavallo, l'arrivo da San Candido e Pordenone, che invece registrerà
la partenza della tappa verso Asiago. Sono occasioni senz'altro anche per fare turismo, per i tanti appassionati che seguono il Giro d'Italia. In questo senso la Regione appoggia con tutte le sue forze e le sue possibilità l'organizzazione del Giro d'Italia, perché porta davvero tanta gente in Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con Sergio Bolzonello, che è il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, il quale ci ha anche dato qualche anticipazione sui programmi per il 2018. Un grande investimento di questa regione, un palcoscenico straordinario. Enzo Cainero, la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il mio assessorato, Promoturismo, guardano a questo appuntamento con grande attenzione. Sarà un palcoscenico con 180 paesi collegati in diretta. Metteremo un'altra area della nostra regione sotto il riflettore, in questo caso tocca al Pordenonese, dopo lo Zoncolan, dopo le valli del Natisone, e quindi avremo il Piancavallo, altra stazione sciistica per noi fondamentale, quindi Aviano, la nostra pedemontana, la nostra montagna, e poi Pordenone, la partenza per la penultima tappa del Giro d'Italia. Grande manifestazione. Sì, interviene in due modi: uno appunto con sostegno proprio alla manifestazione vera e propria, quindi un finanziamento importante per questo, ma con una ricaduta altrettanto importante, e poi l'occasione del Giro d'Italia è anche quella di rimettere a posto un po' di strade, come sempre. In questo caso metteremo a posto anche tutta la strada che porta al Piancavallo, e quindi è un'operazione anche infrastrutturale che comunque si sposa con la manifestazione. Con Enzo Cainero da sempre si pensa proprio a una partecipazione dal basso. Queste grandi manifestazioni hanno un senso da un lato, da un punto di vista proprio economico, turistico, camere che si riempiono, IVA che si paga in questa regione, eccetera, eccetera, e quindi per le nostre casse un'importante entrata. Dall'altra parte c'è tutta la partita proprio del coinvolgimento dei territori, coinvolgimento assolutamente necessario, va fatto così, perché un territorio deve vivere questa manifestazione, deve viverlo attraverso tutti coloro che fanno del volontariato e le persone che poi godono di questo spettacolo. Quindi un grande grazie a tutto il sistema del volontariato, che è fondamentale perché queste manifestazioni possano riuscire. Vicepresidente, sappiamo che si programma a distanza di anni anche per il futuro. Quali sono i sogni per il Friuli Venezia Giulia per i prossimi anni? Quello che è un qualcosa più di un sogno, ma con Enzo Cainor stiamo chiudendo proprio in queste ore, diciamola così, è il 2018, il grande ritorno sullo Zoncolan, e quindi avremo un qualcosa di speciale. Il 2018 sarà qualcosa di speciale, e poi continuare, vedremo 19, 20, ma io penso che il 19 ci sarà una pausa di riflessione e poi ricominceremo, anche perché come abbiamo fatto nel passato, 2-3 anni fatti bene, un anno di pausa e poi si ricomincia, proprio perché per non inflazionare il prodotto. Sappiamo benissimo che i prodotti vanno messi sul mercato nel modo migliore. Io guardo con grande attenzione a quest'anno, che riportiamo appunto il giro in provincia di Pordenone e soprattutto in Piancavallo, in questa stazione sciistica che alle volte viene in qualche modo non valorizzata nel modo sufficiente, mentre ha delle grandissime potenzialità. E dall'altra parte guardo al prossimo anno allo Zoncolan, che è questo mito mondiale ormai del ciclismo, dove Enzo Cainor ci ha promesso fuochi d'artificio, qualcosa di particolare. Fin qui gli aspetti organizzativi e quelle che sono le prospettive e le aspettative dal punto di vista della promozione turistica del nostro territorio attraverso un evento così importante che avrà una visibilità internazionale. Adesso però parliamo anche degli aspetti tecnici, e cioè sulle nostre strade, ma in generale il Giro d'Italia. Quest'anno quali protagonisti farà emergere? Quali saranno gli atleti che potranno puntare ad arrivare a Milano con la maglia rosa addosso e quindi vincere la 100ª edizione? Ma ancor più in particolare, gli atleti che porteranno in giro per l'Italia i colori della nostra regione, quali ambizioni possono avere? Ne abbiamo parlato con Antonio Simeoli, che seguirà il giro per il Gruppo Espresso e per il Messaggero Veneto. Antonio Simeoli, grande firma del Messaggero Veneto. Per quanto riguarda il Giro d'Italia 2017, 100ª edizione, il Friuli ancora una volta protagonista, ma a livello sportivo cosa dobbiamo aspettarci? Intanto dobbiamo aspettarci che, mentre io non sono una grande firma, le grandi firme ci saranno al Giro d'Italia, perché avremo un parterre de roi con lo scontro Nibali-Aru, che è per la prima volta rivali, ma soprattutto dovranno fare i conti con un grande Nairo Quintana, che ha vinto la Tirreno Adriatico, adesso andrà in Colombia per un
mese ad allenarsi a 3.000 metri, casa sua, e tornerà, credo, per tentare di vincere. Poi ci saranno corridori come Pinot, i due del Team Sky, come Landa, che arrivò terzo, ricordiamo, 2 anni fa, Geraint Thomas, Kruijswijk, che ha perso il Giro d'Italia per una caduta l'altro anno. Insomma, diciamo che a Piancavallo, il terzultimo giorno di gara, se sono rose fioriranno, perché con la cronometro finale a Milano che riapre un po' i giochi, difficilmente il Giro d'Italia sarà deciso dal tappone alpino del giorno prima, perché ci sono troppi nomi così, a meno che non sia un dominatore. Insomma, la cronometro poi di solito, se non hai almeno 2 minuti di vantaggio, rischi di prenderli. Comunque, insomma, a Piancavallo ci sarà spettacolo, lo possiamo dire fin d'ora. E questo forse anche molto più che nella tappa dello Zoncolan del 2014, dove Quintana ipotecò il giro nei 2 giorni precedenti e sostanzialmente Urán gli arrivò a ruota come passerella. Qua invece ci sarà da divertirsi, anche perché una salita secca come quella che sarà quella di Piancavallo dura nei primi chilometri, ma più tenue negli ultimi 7, è fatta apposta per le cotte. Cioè, se uno prende un'imbarcata in quei 7 chilometri, perché magari la benzina è finita dopo un giro che partirà dalla Sardegna, gli spostamenti, la Sicilia, l'Etna dopo 5 giorni, il blockhouse, la cronometro di Montalcino, insomma, negli ultimi chilometri più facili del Piancavallo, se uno davanti fa la differenza, dietro rischiano di prendere minuti. Quindi attenzione a queste tappe, e ancora una volta un plauso agli organizzatori che sono riusciti a portare il finale del Giro d'Italia, credo, come ho detto prima, combattuto in Friuli. A proposito di Friuli, Friuli Venezia Giulia, gli atleti regionali, che cosa ci dovremmo aspettare da loro? Allora, occhio rispetto a... Adesso, vabbè, mancano ancora 40 giorni, però possiamo dire che De Marchi farà il tour, perché è considerato uomo che corre per la BMC, considerato ormai fondamentale nella squadra da leader port. Quindi purtroppo non lo vedremo. Credo che non vedremo neanche Cimolai, che come invece era sicuro fino a qualche settimana fa, verrà dirottato dalla Française de Gé, la sua nuova squadra al Tour, in quanto De Mar, il corridore di punta, lo sprinter di punta, punta tutto sul Tour perché corre in casa e ha bisogno di un treno, e quindi sia Guarnieri sia Cimolai verranno dirottati al Tour. E questo per Cimolai è chiaro che è una beffa, perché non ha ancora corso il giro e avrebbe corso in casa, ma è anche in qualche modo una consacrazione, perché comunque è un corridore che anche alla Sanremo sabato ha fatto un garone in funzione del capitano, ma con licenza di vincere. Vedrete nei prossimi giorni al Giro di Catalogna, da oggi, quanto va forte. E quindi ne rimangono due. Gasparotto, ahimè, non farà parte della Bahrain Maride che correrà per Nibali, perché probabilmente farà il tour e correrà le classiche, e rimane soltanto uno, Franco Pellizzotti, che non se lo sarebbe mai aspettato, ma a 39 anni suonati sarà il faro per Nibali in salita, uno dei favoriti. Quindi avremo sicuramente un corridore di origini carniche al centro del Giro d'Italia in qualche modo. Quindi, insomma, diciamo che dobbiamo accontentarci. Facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti, in particolare a quelli che gareggeranno portando, come dicevo prima, i colori del Friuli Venezia Giulia in bici, in giro per l'Italia in questa 100ª edizione della Corsa Rosa. E chiudiamo Fuori Tutto con una serie di interventi istituzionali. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, abbiamo già intravisto una città che si colora di rosa, le fontane, i palazzi, insomma l'attesa è frenetica. Assolutamente, questo è un grandissimo avvenimento che è molto atteso dai cittadini, molto atteso dai tanti appassionati di ciclismo. Friuli e Veneto sono terre d'eccellenza per il ciclismo, qui da noi a Pordenone ciclismo è uguale a Bottecchia, ma è uguale anche ad un tessuto sportivo ciclistico davvero molto importante, che ha dato grandi soddisfazioni e anche grandi nomi alle squadre del ciclismo. Quest'anno poi non ci sarà solamente la partenza, ma un calendario di eventi collaterali, culturali, sportivi, sociali, dedicati ai bambini, che caratterizzeranno la fase propedeutica alla partenza del Giro d'Italia. Il tutto culminerà con la sera prima, con la notte rosa. Sicuramente uno sforzo organizzativo importante, uno sforzo economico importante, ma anche un focus particolare sulla città di Pordenone, che verrà proiettata a livello internazionale, e una ricaduta in termini commerciali ed economici assolutamente importante.
L'invito che fa appunto alla cittadinanza e agli organizzatori perché l'evento riesca al meglio? Beh, intanto un ringraziamento sentito ai tanti volontari, associazioni e gruppi che hanno reso possibile questa iniziativa. Un grazie alla Regione e al Comune che insieme hanno collaborato per la realizzazione, per portare qui questo grande evento, e l'invito è quello di partecipare, cioè di far sentire davvero l'ospitalità della nostra città, del nostro territorio, alle tante persone che arriveranno a Pordenone, e ovviamente poi essere presente alla partenza. La notte rosa sarà un momento di grande festa che durerà tutta la notte praticamente, però il giorno dopo l'appuntamento imperdibile è la partenza, la penultima tappa, quindi quella cruciale. Con l'ascesa al Piancavallo, il comune di Aviano protagonista, Sandrino Della Puppa, vice sindaco, sindaco reggente, come si sta preparando la vostra comunità a questo grandissimo evento? Direi che siamo onorati di ospitare ovviamente questa tappa del Giro d'Italia e ormai da mesi ci stiamo organizzando per accogliere nel migliore dei modi possibili questo evento. La macchina organizzativa si è già messa in funzione già dal novembre dell'anno scorso, su sollecitazione in particolare di Enzo Cagnaro, che ovviamente è un mastino e non ci ha lasciato tregua. Ormai siamo a buon punto, nel senso che abbiamo già organizzato un mese di avvenimenti in attesa del giro e la macchina organizzativa ormai è messa a punto, per cui siamo pronti ad accogliere la carovana del giro. A livello logistico, che cosa state predisponendo appunto per l'arrivo, per la salita dei corridori, anche qualche consiglio per chi vorrà venire naturalmente a godersi la tappa dal vivo? Certo, intanto col contributo della Regione stiamo asfaltando la strada in modo tale che le condizioni del fondo stradale siano le migliori possibili. Stiamo organizzando una serie di luoghi di sosta, ma anche di parcheggio lungo la salita e soprattutto in Piancavallo, in modo tale che coloro che vengono a vedere il giro possono avere un luogo adatto per parcheggiare le macchine. Quindi diciamo che col coordinamento del comandante della Protezione Civile abbiamo organizzato tutto quello che serve. Poi naturalmente in questo mese si vivrà da protagonisti, tanto pubblico e poi il ricordo soprattutto di Pantani, di quella salita epica. Infatti noi vogliamo ricordare la figura di Pantani e lo faremo con delle mostre, con delle serate dedicate a lui, perché la memoria di questo grande personaggio ovviamente resta nella memoria di tutti gli appassionati di ciclismo. Sarà l'asse portante di queste manifestazioni in attesa di, che vedranno anche delle mostre dedicate al ciclismo. Marco Tullio Petrangelo, direttore generale di Promo Turismo FVG, con un grandissimo evento come il Giro d'Italia, come vi state preparando per accogliere al meglio i turisti, non solo per quel periodo ma poi per tutto l'anno? Beh, il nostro contributo è sostanzialmente un contributo di tipo promozionale e organizzativo. Siamo dentro la logistica dell'evento, quindi l'organizzazione dei siti dove ci sono le sale stampa, il piazzale, l'accoglienza dei visitatori e quant'altro sa Dio. Le vere e proprie pacchettizzazioni turistiche, come si sa, non le facciamo noi. L'organizzazione della tappa è ovviamente come sempre eccellente, c'è ormai un rodato rapporto tra noi e loro, Zoncolan due anni fa, l'anno scorso Lenatisone, quest'anno Piancavallo, quindi ormai abbiamo un format sul chi fa cosa molto, molto preciso, speriamo, anzi siamo certi che sarà un successo. Naturalmente poi per il concetto di turismo lento con le bici voi avete dei segmenti di riferimento ben precisi da tempo. Sì, intanto cominciamo col dire che le bici possono anche essere veloci quando sono gestite da campioni, no? Ecco, comunque fanno parte del turismo lento. Noi abbiamo il prodotto bike che segue questo tipo di prodotto, sia per quanto riguarda le bike da strada, che per quanto, come in questo caso, che per quanto riguarda le mountain bike, quindi per tutto il mondo del fuoristrada. A Piancavallo per esempio abbiamo un bike park per il downhill, veramente assolutamente, come dicono loro, challenging, molto sfidante, molto anche difficile, e per me che lo vedo dall'alto è anche pericoloso. Il Giro d'Italia è un evento importante e quindi una banca come la nostra, una banca locale, una banca di territorio, avendo una vetrina a livello nazionale per il territorio, non poteva non sostenere questa iniziativa. Io credo che il nostro territorio vada raccontato e vada fatto vedere perché ha dei pregi importanti
e credo che questo possa essere una promozione interessante per noi. Ricordando Pantani, che aveva suscitato tante emozioni nei tifosi, e credo che lo sport sia fatto di queste cose e soprattutto di queste cose, andiamo anche a visitare Piancavallo, una stazione sciistica che può diventare importante per l'ex provincia di Pordenone, e quindi di nuovo promozione turistica per il bianco ma anche per la stagione verde, che credo sia abbia possibilità di sviluppo. Sicuramente sì, adopereremo, sfrutteremo, passatemi il termine, l'occasione del Giro d'Italia per creare e per collaborare a degli eventi collaterali che daranno lustro ancora di più a questo evento. Siamo giunti al termine, non del Giro d'Italia, perché quello si concluderà a Milano. Il 26 e 27 maggio saremo in Friuli Venezia Giulia, pronti con Udinese TV a documentare la carovana rosa che attraverserà le nostre strade e che renderà naturalmente un grande omaggio a quella che è anche la particolare condizione tecnica che si riesce a trovare nelle nostre zone per poter offrire dei percorsi assolutamente importanti da questo punto di vista. Vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Udinese TV, fuori tutto torna martedì prossimo come sempre alle 21.